Ero molto arrabbiato. Dicevi delle cose sull'Apple 2 e il tuo modo di trattare la squadra. Cosa? Tu hai un salvacondotto a vita. Devo tornare sul palco, ormai sono rimasti 2 minuti per le prove. Ti rendi conto di quanto sia condiscendente questo atteggiamento? Cosa? Magari non è così e... Non voglio vederti trascinato fuori. Io ho un salvacondotto a vita da te! Tu concedi il salva, tu lo concedi a me! Così ti viene un ictus, calmati. Che cosa hai fatto tu? Che cosa hai fatto tu? Perché Lisa non sa niente di me? Scusa, ma quanti ragazzini di quarta sanno di te? Non sai scrivere un codice. Non sei un tecnico. Non sei un progettista. Non sai nemmeno come piantare un chiodo. Il circuito stampato è mio. L'interfaccia grafica è stata rubata alla Xerox Park. Jeff Ruskin guidava la squadra del Mac prima che tu lo buttassi fuori. Tutto quanto un altro ha fatto la scatola. Allora come mai 10 volte al giorno leggo che Steve Jobs è un genio? Che cosa fai tu? Io suono l'orchestra. E tu sei un buon musicista. Sei seduto là, il migliore della tua fila. Sono venuto per dire quello che penso. Sai perché sono venuto? Non l'avevi appena detto. Sono qui perché ti distruggeranno. Il tuo computer sarà un fiasco. Avevi un comitato consultivo per le università che ti chiedeva una potente postazione di lavoro per $2,000-3,000. Next ne costa 6,500 e non include i $3,000 di optional per l'hard drive, che presto tutti scopriranno non essere un optional, perché il disco ottico è troppo debole per qualunque cosa. E i 2,500 della stampante laser portano il totale fino a $12,000 e in tutto il mondo sei l'unico a cui interessi che la cosa sia racchiusa dentro un cubo perfetto. Ti distruggeranno. E io sono venuto per starti vicino quando succederà, perché così fanno gli amici. Gli uomini fanno così, non mi serve il salvacondotto. Ci conosciamo da sempre, non parlarmi come se fossi un altro, perché sono l'unico che sa che l'uomo che ho di fronte è una tua invenzione. Ti voglio stare vicino perché quel tuo cubo perfetto, che non fa niente, si appresta a diventare il più grosso fallimento nella storia dei personal computer. Prova a dirmi qualcosa che non so.